Hi, hello. Ciao. Mi annoiavo, ho detto beh, vado in live. Beh, vado in live, mi annoio. Grazie. Gucci, vieni qua. Partecipa alla live, vieni qua. Dai, vieni qui. Oh no, sei caduto. Vieni qua, sali. C'è Gucci con noi. Come state? Cosa fate in queste calde giornate di agosto? Io sono ancora a Milano, voglio piangere. Voglio piangere, Guccino. Guccino, voglio piangere. Anche se io e Guccino andremo a Napoli settimana prossima. Perché ci annoiamo. Vero? Manca poche parti, sì, un mese, qualche giorno. Mi piacerebbe partire prima, però il biglietto non è modificabile, quindi dovrei farne uno nuovo. Quindi non lo so. Voglio piangere perché a Milano non c'è assolutamente nulla da fare, non c'è nessuno. Fa caldissimo per uscire di casa. Panico, terrore. Panico, terrore, caldo. Esatto, letto, condizionatore. Questo è il mood. Manca pochissimo. Can't wait. Mi piacerebbe partire prima, però appunto devo fare il biglietto tutto da capo. What a waste. What a waste. Non mi sentite bene? Scusate, ogni tanto metto il dito sul microfono. Vado con Ilaria. Guccino. Raccontatemi qualcosa per favore, perché mi annoio. Almeno ci teniamo compagnia così. Non so che parte qui vicino c'è. Allora, vado in crociera il 16 e prima del 16 vado a Napoli qualche giorno. No, non porto né Gucci né crollo in Corea. Certo che mi piace Bad decisions. Ma tutto ok? Tutto ok. Sì, l'ho visto il nuovo posto di Junchin. Come si fa la coda altissima? Tirando i capelli e legando. Dai, Guccino, smettila. Paraculo cane. Che giro faccio? Italia, mi sa tipo Livorno, Genova, Napoli e poi Barcellona e Valencia. Dai, basta! Dove li lascio? Quando? Ora che vado a Napoli, Gucci me lo porto e Crollo lo lascio alla dog sitter. Vabbè, alla cat sitter. Che tra l'altro oggi l'ho conosciuto. Gucci fa questo rumore perché i cani piccoli a volte hanno tipo la trachea stretta e fanno questa roba che si chiama starnuto inverso. Sì, alla fine sono riuscita a mettere Spotify dal HomePod. Quando vado in crociera restano a Milano.
Dog sitter. Boh, raga, ve lo giuro, una noia mortale. Non so che fare, non mi va di fare nulla neanche, perché se si esce, a parte che non c'è nessuno. E poi dove si va col caldo? Canzone preferita di TXT del momento. Mi piace molto Good Boy Gone Bad, Loser Lover, Lover Loser, quella lì. Sì, ma centro commerciale, raga, è noioso, non mi piacciono i centri commerciali. Let's make some bad decisions. Dai, perché in Corea odiano le lentiggini? Perché le considerano tipo imperfezioni? Perché a loro piace avere tutto uniforme. Quindi pensano che le lentiggini siano imperfezioni tipo brufoli, perché sono macchie di sole. Invece a noi piacciono molto, cioè a noi occidentali le lentiggini piacciono molto. Era che è normale che faccia questi Gucci, lo fa sempre. E quindi per questo. E io avevo chiesto a questa clinica un trattamento per le occhiaie, perché ho un po' di occhiaie, quindi volevo risolvere questo. E loro mi hanno detto, cioè mi hanno, scusatemi per il dito sul microfono, scusatemi. E loro mi hanno proposto di togliermi le lentiggini, ma io non le toglierò mai le lentiggini perché mi piacciono. E io non ne ho tantissime, eh. Ne ho pochine, però mi piacciono. Scusate, ora si dovrebbe sentire perché non ce l'ho il dito sul microfono. Avete ragione. I'm sorry. È perché sono abituata a tenere il telefono così. Oddio. No, non ho già piani per il 2023. Non so neanche che farò domani. Ma e nulla, raga. No, sono naturali, sono le mie. D'estate mi escono di più. Cioè, ora non sto prendendo tanto sole, ma se prendo sole mi escono più lentiggini. Ma sì, ma ovviamente non le toglierò mai, però ho solo trovato assurdo che le odiano così tanto, perché già quando avevo fatto analizzare la pelle mi avevano detto che avevo queste macchie del sole, che sono le lentiggini. Ma ho trovato assurdo proprio chiedere un trattamento e avere come risposta proprio togliere le lentiggini. Cioè no. I capelli stanno un po' crescendo. Intanto, appena vado in Corea, ho prenotato già le extensions lì, perché voglio, hanno un'altra tecnica e voglio provarla. Certo, ah, mi piace la canzone nuova Bad Decisions dei BTS, Benny Blanco e Snoop Dogg, però la parte di Snoop Dogg non mi ha fatto molto impazzire, se devo essere onesta. Sì, è per quello che a Felix le copiavano sempre. Poi loro li sbiancano anche un sacco, tipo anche Tae Young non è così chiaro, cioè la sua pelle non è così chiara, è un pochino più scura, però lo sbiancano sempre un sacco quando lo truccano, anche a Namjoon, sempre. Cosa faccio? Niente! Niente! Aspetto che il tempo passi così. No, non ho il naso rifatto. In crociera ci vado con una mia amica. Non lo so, film di Tim Burton preferito, non ne ho idea. Non ne ho idea. Ma in realtà, raga, sono rovinati. Un po' si sono rovinati. Vedete, sono un po' spezzati qui. Però è inevitabile.
Io fortunatamente ho i capelli molto molto spessi, quindi ce li ho, non sono diventata pelata. Però questo. That's it. Stasera stai a casa? Penso proprio di sì. Mi sono rotta. Mi sono rotta di tutto e tutti. No, in realtà poi tutti, non c'è nessuno. Bias TXT, sto ancora decidendo. Ancora decidendo tra Subin e Yeonjun. Cioè loro sono i due più, anche più anch'io in realtà, però non lo so, sono un po' così confusa, frustrata. Altre tinte prima di, oddio, ho rimesso il dito sul microfono, scusatemi. Bias, 3Kids, Yeonjun e Seungmin. Raga, scusatemi, non lo faccio apposta a mettere il dito sul microfono, lo giuro. Sì, ho album dei BTS. Scusate! Il fondotinta che va tanto in voga ora si adatta alla pelle, non l'ho provato, non lo so. Yeah! Stan Stray Kids. NCT non li seguo. Conosco qualche canzone, ma non li seguo. So che ne sono tantissimi, tipo 13. E non ho capito la divisione fra NCT Dream e poi c'è NCT 100. Non mi ricordo il numero. Perché non li seguo, conosco solo qualche canzone. Ne sono tanti. Yen Hypen, sì, carini, però non li seguo tantissimo. Cioè, mi piacciono le canzoni, però non. I'm not a stan. Li ascolto e basta. Nicki, molto bello, anche se ha 16 anni. 23! Sì, ma perché sono divisi tra NCT Dream e NCT, l'altro com'è che si chiama? 137. E non ho capito questa divisione. Non l'ho proprio capita questa divisione, non l'ho proprio capita. 127 NCT Dream, NCT 127, NCT U e Wavy. That's a lot of shit. That's a lot of shit to remember. Raga, che ha un mese meno di Nicki e 2005 sono 99. Pazzia. Follia. Follia. Però qual è la differenza? Cioè sono. Perché sono gruppi diversi, vanno allo stesso gruppo. Fatemi sapere un po'. Bias Blackpink. La Lisa. Ah, la subunit cinese Wavy. Wow. That's a lot, raga. Davvero a lot. Amo chi? Cosia. Il mare, raga, non è mio amico. Eccomi. Sono subunit. Alcuni membri fanno parte di più gruppi. Raga, non capisco questa cosa io. Spiegatevi meglio. Cioè sono tipo sottogruppi alcuni membri. Perché ci sono sottogruppi? Raga, sono troppo caotic. NCT, mi piacciono un sacco le canzoni, ma è davvero troppo caotic. Pure gli 8Ts, mi piacciono tantissimo le canzoni, ma cioè spaccano tantissimo. E però non sono stan. Oddio, guardate qui che si sono spezzati, vedete? Faremo finta di niente. Nulla, mi sono dimenticata. Ecco, bias 80s non ce l'ho.
Sì, ma ancora non si sa della roba della leva. Cioè, ancora non si è capito bene. Ma gli Tez non sono già venuti in Europa? Tipo, erano venuti a Milano, erano loro. Stray Kids o BTS? Questa domanda è difficile, però BTS. Perché sì, perché per tanti motivi che non sto qui ad elencarvi. Motivi tipo di bonding. Seventeen, conosco qualche canzone ma pochissime, non conosco neanche i membri. Mi è uscita una nuova notizia? Cioè, l'ultima notizia non era quella che nonostante la leva militare potevano comunque fare concerti e cose che io trovo atroce come cosa? Cioè, pensate a fare la leva militare che già è pesante e dover fare pure le attività di gruppo. Siamo matti? Lasciateli un po' riposare, sti poveri cristi. No, non possono riposare. Sono fake news, ok. Perché l'ultima news che era uscita era questa. Che è uscita poco fa, tra l'altro. Cioè che probabilmente non saranno esonerati, ma avranno tipo questo permesso speciale. Che più che permesso speciale mi sembra solo una scusa per spremerli di più. Poracci. Poverini! Fammi delle unghie, devo rifarle. Lunedì vado a farle. Bye a Stray Kids, raga. Hyunjin e Seungmin. Hyunjin! Hyunjin! Itzy, conosco qualche canzone, ma non i membri. Itzy! Così. Ma è vero che Gina andrà al militare? Raga, non si sa ancora nulla di sicuro. Secondo me, cioè, boh, non lo so. Non so cosa pensare a questo punto. Visto il vlog di JK. Lui è al campeggio. Tra l'altro l'ha registrato mentre io ero in Corea. Niente, ogni volta che faccio una live finiamo di parlare di K-pop, eccoci, noi. Aprendo un account dove parliamo solo di K-pop. Così gli altri non sono infastiditi. Twice, IVE e G-IDLE. Conosco qualche canzone, ma not standing, cioè not a fan. Certo che mi piace Yoongi, Marry Me. Sì, so dire pochissime cose in coreano. Bias, BTS. Taeyang. Taeyang. Ma che cazzo vuoi? Ma incinta sarà tua sorella, non io. Così. Ma ultimo tatuaggio che ho fatto, non posso mostrarvelo perché ho la tuta completa, ma è una tigre e l'ho fatta in Corea. Hobby. Bias TXT, ve l'ho detto, sto ancora capendo tra Subin e Yeonjun. 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 Non ce la faccio più a pronunciare. No, mica non so pronunciare, sono triste. Perché non stai calma? I am. EXO anche ascolto, ma not standing. Perché, raga, troppa roba da seguire. Cioè, già tipo solo gli Stray Kids, BTS e adesso anche TXT, Blackpink, così. Già un casino. Soprattutto gli Stray Kids fanno uscire 300 cose al giorno. Cioè, già i BTS sono più calmi in questo periodo che c'è meno roba. E c'è tanta roba daily, cioè i vlog, le cose. Gli Stray Kids, raga, sono fuori di testa. Fanno uscire 200 cose al secondo. Vanno in live. Cioè, oggi è andato Mino in live. Ieri c'era Seungmin. Cioè, fanno miliardi di cose. Quindi, it's a lot.
Sì, conosco Daiso, Daiso, il negozio, sì. Ma stai diventando giapponese? Ma che cazzo significa? Ma che cazzo significa? Ma stai diventando giapponese? Io diventando, io così. Io cambiando nazionalità, etnia, tutto. Seguo quasi 30 gruppi contandosi. Madonna, sono tantissimi. Vi prendo un attimo l'occhio, scusatemi. Blackpink o BTS saranno sempre i BTS la mia scelta. Gli Stray Kids dovrebbero calmarsi e riposare. Gli Stray Kids dovrebbero andare in pausa per tot mesi. Dovrebbero davvero andare in pausa. Hanno appena fatto il tour mondiale, è finito. Sono tornati, hanno fatto gli Isaac subito. Che tra l'altro Yanji aveva pure la mano un po' fatta male. Miliardi di cose stanno facendo. Mi sa che registrano il comeback pure. Poracci. Hanno registrato tutti i skills code e tutto. Lasciateli stare. Sì, mi sa tipo a settembre, no? Ottobre. Ho visto, ma non ho capito se è un fake rumor. Quello che gli Stray Kids settimana prossima aprono i loro profili Instagram. Io spero di sì. Sì. Anche tipo i TXT, non ho capito perché c'è solo Yeonjun. Yeonjun. Fatti una vita. No, Ilaria, io non ce l'ho una vita. Non ce l'ho. Non ho nulla da fare, ho tanto tempo a disposizione. Vabbè, dicevo, non so perché c'hanno il profilo di gruppo dei TXT e poi c'è lui che ha il suo profilo, gli altri no. Why? Ciao Alice. Ciao Vale. Raga, io veramente mi sto annoiando come una pazza. Non so più che fare. Vorrei uscire, ma dove vado? Dove vado da sola? Dove vado? A fare cosa? Vita amorosa zero. Sono già troppo impegnata a stare dietro a quei ragazzacci. Raga, non ho più una vita. Cioè, volevo informarvi di questa cosa. Forse non ce l'ho mai avuta, ma ultimamente ancora meno. Oh, I'm sorry per aver svegliato tuo fratello piccolo che dormiva. Sì, ok, preferiscono Twitter, però. Vita amorosa, lol. Ilaria, vita amorosa va forte. Cioè, Ilaria, raga, non avete idea. A tutte situazioni, ogni giorno. Vero, Ila? Cara Ilaria, fa caldissimo a Milano, non caldo, fa caldissimo. Cioè, sono sicura che faccia così caldo anche in altre città italiane, solo che qui non c'è il mare, non c'è niente. Sembra vero, guarda, ma è vero. Sì, ma è troppo lontano, raga, per raggiungerlo. Vero. Questo è un peccato. Stavo pensando. Che drama stai guardando? Allora, io ho provato a scaricare Viki Rakuten TV sul proiettore, ma non riesco. Perché volevo vedere Goblin, quello che avevi detto. Però in realtà, allora, io vorrei vedere. Ora faccio un appello a tutti. Vorrei vedere un K-drama di quelli stupidi. Non stupidi, però tipo. Che c'hanno quella storia amorosa che tu la guardi e fai. Ah, vorrei essere io. Però tipo adolescenziali, non cose complicate, adulti. Cioè, capito? Business proposal. Di che parla? Raga, io voglio qualcosa di leggero, stupido, adolescenziale, non adulto. Perché devo scappare dalla mia vita.
Allora, Rachele privato, mi ha un po' rotto i coglioni, posso dire la verità. Quindi adesso ti rimuovo dalla diretta. Basta. Business proposal o love... Oh, Love Alarm l'ho cominciato a vedere, però un po' troppo. Cioè, dopo quattro puntate ho detto basta. Cioè, le prime puntate bellissime, le ho viste tutte. Di che parla Business Proposal? Il suo capo, Itaewon Class. Ecco, già Itaewon Class mi piace di più perché mi sa che è adolescenziale. Business Proposal mi sa che è più adulto. Io voglio protagonisti adolescenti che si innamorano per la prima volta! Beh, hai ragione. Come c'è Yeon Jun di TXT? Live on. Aspetta che faccio uno screen così me lo guardo subito. Davvero? Oh my god! Ma c'è su Netflix. Live on, c'è su Netflix. True Beauty. Screenando. No, raga, io non ho visto nessun drama su Viki. Devo scaricarmi i Viki, ho capito. Non ho visto nessun drama se non quando ero piccolina, uno che si chiamava Dream High, che lo amavo. E poi ho cominciato a vedere Love Alarm, ma ho visto tipo 5-6 puntate e poi ho detto basta. True Beauty. Però mi sa che oggi il mio destino di oggi sarà questo. Cioè, in realtà oggi pomeriggio vorrei almeno camminare un po', uscire e camminare. Anche da sola. Mi metto le cuffie, vado. Ma è perché volevo vedere. Love Alarm fa cagare in confronto a questi. Ma Love Alarm. Non voglio essere cattiva. Però un po'. Sì, ok che è a pagamento Vicky, ma io voglio vederlo dalla televisione. Lo pago, però voglio vederlo dalla televisione. Raga, io sono davvero combattuta se fare un altro biglietto aereo e raggiungere l'aria prima e non il 14 settembre, ma tipo il 5. Deciderò dopo la crociera. Guarderò Live On. Sì, ho quasi tutti gli album dei Stray Kids, mi manca solo Christmas Evil. Forse mi manca solo Christmas Evil. Gli altri ce l'ho tutti. Credo. Sì, perché ho preso Go Live. Mi sa che ce l'ho tutti. Ah, sì, le mie ciglia adesso sono naturali. Sono cresciute tanto. Cioè, non ho mascara né niente. Ho fatto solo la collagenazione per piegarle. Il concerto a Busan è free. Lo so, raga, stiamo vedendo perché non si sa come bisogna fare, quindi stiamo vedendo. Che coincidenza, comunque, assurdo. Per 5 giorni non ha senso fra fare la... Sono 10! Anziché il 14, tipo il 4. Sono 10 giorni. Ha senso o non ha senso? Unpopular opinion, The Vampire Diaries non mi piace. Io penso che vi do questa notizia in largo anticipo. Io penso che io e Ilaria finiremo per vivere a Seoul tipo l'anno prossimo. Vi do questo. Cioè, dipende. Ora che andiamo, facciamo basta! Ilaria dice ha senso, ma dillo perché ti manco, perché vuoi stare con me, perché in realtà mi ami, non è vero che. Fai tutta... Tu sei letteralmente Mino degli Stray Kids. Sei tu. Sei tu. Sei Mino degli Stray Kids. Sei tu. Lino. Tu. Che fai tutta la bitch, però mi ami. Mi ami. Mi ami. Ora vediamo. Allora, io stavo dicendo. O andiamo lì e diciamo... Oh, damn, no. That's not what we expected.
e diciamo backup to Italy, oppure diciamo no, non voglio tornare mai più in Italia e prendiamo una casa lì e andiamo a farci un bel annetto lì, vero Ilaria? Meglio i fatti che le parole, vero? Ma tu, allora, ti ho detto, se dovessi fare un paragone con qualcuno, ti paragonerei esattamente a Miho, con Han. Siamo noi, Ilaria, siamo noi! Scusami, sono molto annoiata Invece io sono più chaotic, sono un sacco più caotica di te. Però tu sei saggia. No, Circus non ce l'ho. Ma perché non si trova? Cioè, non si troverà mai. Mi sa che si trova in Giappone quello. Raga, il telefono non mi vuole stare su. Il microfono, scusa. Oh, scusatemi. Dei BTS chi siete? Allora, fatemi pensare. Ilaria dei BTS potrebbe essere Yoongi. Lei dice di essere JK, però JK è troppo chaotic rispetto a lei. Lei non è così chaotic. Quindi secondo me Ilaria è Yoongi. E io non lo so. Io a volte sono Hobi, a volte sono Taeyang, dipende. Davvero? È arrivato, lo ordino subito. Mandamelo, ti prego, mandamelo! Mandamelo, mandamelo, mandalo. Mandalo. Davvero è arrivato Circus in quel negozio? Io le scrivo che c'è il nome del sito. Allora, io a volte sono Hobi, a volte sono Taeyang. Forse più Taeyang, perché comunque Taeyang ha i suoi momenti crazy, c'ha i suoi momenti seri. Quindi io. Un po' random. Jimin, dite? Facciamolo dire a Ilaria. Chi sono io e chi sei tu? Tu, Yoongi, per me. In che prodotto dell'Eurospin ti identifichi? Eccomi. Jingle, 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 all the way. Jimin? No, Jin no. Perché Jin fa troppo il cazzone, io non sono così. Tu sei Taeyang totale. Raga, perché io comunque i live sono un po' più così. Però comunque nella mia vita ho questa duality di essere caotica a volte tipo così. Jimin mi sa che è troppo dolcino. Sì, li ho tolti i brillantini qua e qua perché erano troppo grandi. Sì. Tu shifti tra Yoongi e JK. Però anche lì Yoongi ha i suoi momenti pazzerelli, capito? Quindi per questo io ti ci rivedo più in Yoongi che in JK. Perché JK è più che lagga così. Questa non unghia. Sì. JK di stile sì. Lei è proprio una JK Stan, che o indossa il nero o indossa il viola. È proprio il stereotipo. Lei. Lei. Degli Stray Kids. Raga, scusatemi. Chi sono degli Stray Kids? Questo è difficile. Ilaria è Lino, palese, ve lo dico da ora. È lei, è proprio lei. Io potrei essere a volte Felix, perché sono molto mood Felix. Però a volte sono molto Seungmin io. Dipende, perché Seungmin pure ha i suoi lati seri. E poi i suoi lati così, però è molto più serio. Poi se ne esce quelle cose divertenti. Io sono un po' più caotica di Seungmin. Quindi potrei essere Felix. Non Yeonjin perché è troppo calmo.
Cioè, non troppo calmo, è troppo dolcino. Però anche a me piace disegnare. Fammi i brownie, allora ti faccio tutti i brownie del mondo in Corea. Il mio MBTI è INTP. INTP. Eccomi. Questo sono io. Mi presento. Ciao. Devo bere, devo idratarmi. Anzi, vi dirò di più, adesso mi preparo un po' di kombucha. Che comunque non c'è bisogno di comprare tutta quella kombucha, Ile, perché ce ne ho ancora tantissima. Jingle, 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 all the way. In realtà potrei tipo fare i piatti. Clean my house. È vero, non sapendo né del ritorno abbiamo pacchi. Vabbè, fa niente. Servono. Comunque, io mi sto già preparando per il mio stomaco in Corea. Non so se portarne uno o due. Perché comunque un mese e mezzo secondo voi basta uno. E poi ho preso anche questi da mettere in borsa. Io senza brioschi non campo. Waiting per il ritorno del bibimbap. Ma allora, voi non avete capito che appena io metto piede così. Così. Ciao, sono in Corea. Hyundai, ok. Barbecue place, bibimbap, per favore. Fatto. Blackpink, Lisa. Love Shop degli EXO già la conosco, mi piace molto. Allora, dov'è la mia kombucha? Oppure voglio un po' di matcha. Matcha kombucha? Ah, è vero, il tampone prima devo fare. Che palle, Ila, che palle, il tampone. Mangia una noce. E della uvetta secca. Oggi sono già stata molto produttiva perché ho fatto workout stamattina. In live da Simone ho scoperto gli studi moda. Dove studi? Studio qui a Milano, un'accademia che si chiama Ferrari Fashion School, che è detox sempre. Detox. Allora, io detox. Vado a Napoli, cerco di stare ancora un pochino in detox. Poi vado in crociera. Non credo che sarò molto in detox, ma anche a Napoli forse. Torno prima della Corea di nuovo detox. E lì non esageriamo. Ve lo dico oggi. Non so che giorno sia di agosto. Quale capello penzolante? Per favore, dimmelo, dimmelo. Sii onesta con questo. Faccio come Yeonjun Si, che ha fatto tipo quella cosa che si era strappato i capelli qua dietro e poi fa così tutto sconvolto. Yeonjun. Questa è tutta la mia kombucha. La voglio al limone. Allora, intanto riempiamo l'altra in basso. Oh my god! Sorry guys! Grazie per avermi mandato il link, dopo lo guardo. Comprare subito, raga. Avevo detto, i TXT key bias non si sa ancora perché potrebbe essere Subin, ma come potrebbe essere Jun, cioè, non si sa ancora. Anche Pyeongkyu mi piace un sacco, aiuto. Sì, cioè, se dovessi identificarmi in qualcuno dei TXT, però mi identificherei in Kay. Hi. Bias breaker di cosa? Io devo riempire un po' d'acqua, però.
Subin. Bellissimo, lo amo. Non voglio così tanta kombucha. Oddio, tutto a terra. Il travasamento. La travasazione. Sì, ho ascoltato qualcosa, però raga, ve l'ho detto, è troppo caotico per me entrare nel mondo NCT. Cosa morta? Cosa morta è l'aria? Cosa morta è l'aria? Volete sapere una cosa orribile? Sono tipo in detox e ho della cioccolata buonissima in frigo! Non si può fare. Ah, l'acqua. Ah, l'acqua. Non ho un bias, è un iPen. E di sicuro se mai dovessi averlo non potrebbe mai essere Nikki perché ha 16 anni. Jail for everybody. Lo so, vi vedo, jail for you. Vergognati. Ilaria, ti vedo, vergognati. Vitamine, perché sono molto importanti. Bisogna essere delle healthy queen. Ok, il mio bias è Nikki, ma sono 2006, sei giustificata. Io sono team J, sai? Giusto. Io... Jail but not for me, perché ho 14 anni. Ragazzi, che vi devo dire? Jail not for voi. Ma siete piccolissime. Siete piccoline. Quanti anni avete? Tutte età nei commenti. Questa è kombucha. Su uno lo amo. Metto un altro po' di kombucha. E questa? Kombucha aromatizzata. Ne ho messa troppo, forse. Siete piccole. Eccoci. No, noi siamo due sfigate. Che cazzo... Che cazzo ridi? 18 bias a Nikki. Dico solo questo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Un crollo con la pappa. No, 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 no. Felix never bad. Devo subito comprare il cibo al mio gatto. Sono ok, ho detto, io conosco qualche canzone. Tra l'altro mi sa che loro fanno il concerto a Seoul, cioè non mi sa, loro fanno il concerto a Seoul mentre io e Laria siamo lì, tipo il giorno dopo, due giorni dopo che arrivo. Però è un casino, non so come si può partecipare. Raga, che cazzo di caldo fa? Ciao Vin, ci vediamo presto. Ok raga, io però se devo esservi, se devo essere onesta con voi, degli Enhypen,
Non conosco molto, cioè conosco delle canzoni perché ce l'ho nella playlist e mi piacciono molto. Anche tipo le ultime che sono uscite, mi sa che hanno fatto uscire l'album da poco, no? Mi piace molto quell'album. Oddio, con la copertina rossa lì, quello. Mi piace molto, però non, cioè conosco tipo 3 membri, 4 su tutti. Sì, ho sentito della Situa. Sono. Però I have no idea, mi dispiace tantissimo perché così un animale. Così mi sentite? Così mi sentite? Perché se così mi sentite è tutto ok. Cioè abbiamo una soluzione. Stana Yensity, raga, ve lo giuro, bravissimi. Adoro le canzoni, le ascolto. Troppi. Troppa energia non ce l'ho. Sì, le New Jeans le ho viste. Sono piccolissime, piccolissimi. Tutti quelli che stanno debuttando sono minuscoli. Infatti io non credo che riuscirò a seguire tipo la prossima generazione di gruppi, perché saranno troppo piccoli. E mi sembrerà strano. Già tipo che gli Stray Kids abbiano la mia età, faccio tipo anche i TXT, anche più piccoli di me. Mi sento un po' bassino perché sono appoggiata tipo sul cuscino, così. 2008, raga. Non si può. Non si può. Minuscola. Quindi come il dramma che dovevo vedere era... Ho fatto lo screen. Adesso mi piacciono tantissimo. Winter l'amo. Solo che l'altra volta stavamo... Ilaria, il vlog di tuo marito l'ho visto. L'ho visto mentre pranzavo. Mi manca solo la parte finalissima. Ma l'ho visto. Carino. Carino. Tutti a guidare ultimamente. Tutti in macchina che ci portano in giro. Bah. Non l'hai visto, haha, jokes on you. Però in compenso ancora devo vedere Friendification. Perché non lo so. Non voglio vederlo. L'album con tutte le photocard l'ho preso in Corea e l'ho pagato tipo 2 euro, una roba simile, pochissimo. Però tra l'altro... raga, ma se reagisco a IMV mi bloccano, mi bannano, no? Sì, quelli palesi noi in Corea, te lo dico. Ilaria, prendere una macchina in Corea. Invita Ilaria. Ilaria, vuoi palesarti o stai facendo qualcosa? Vuoi entrare? Se vuoi entrare fammelo sapere che ti faccio entrare. Sì, sono nomi da stage, delle ESPA. Il mio colore naturale è il rosa. Ilaria, bisogna prendere una macchina a Seoul. No, in realtà no. Zero. MV preferito degli Stray Kids. Non dirò Red White perché non sono così superficiale. Forse Venom. Mi piace un sacco. Entro ma sto messa male. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Qualche giorno fa ti ho visto a Milano con Sespo. Raga, ma io l'ho sempre detto che io e Edo siamo in buoni rapporti. Siamo andati a pranzo insieme, tutto ok. Siamo in buoni rapporti, ve l'ho sempre detto. Non avrei motivo di mentirvi. Però tutto qui. Allora, facciamo entrare l'aria intanto. Sto bevendo kombucha, che è tipo un probiotico. Eccola! Aiuto! Si muore, ragazzi. Ciao! Ciao, come state? Stiamo facendo some bad decisions. Io sì, la mia bad decision è forse di
prendere un altro biglietto aereo. Vabbè, non era bad decision, nel senso. Adesso andiamo tutti giù nel nostro, perché questo è quello che ci meritiamo. Gucci, tu resti qui? Guarda, no! Gucina! Gucinci! Gucinci! Potata e coia! Gucinci! Aspetta, aspetta! Sì, sì, sì! Aspetta che metto la fotocamera interna, però. Gucci, guarda, ti facciamo Gucci, sei la tua fidanzata! la fidanzata. Oddio! Guardala! È bellissima! Guarda Amore, che bella! Cuccino. Salutala! Guarda, c'è anche Dale un Cuccino. bacino. Crossover, crossover. Tu, dale un bacino. Oddio, dale un bacino. Bravo! Qui, qui, qui. Dale un bacino, sì. Amore, mucciolosa. Essere timido, eh. Dai, torna a Dobbiamo fare troppo farli incontrare, però. Non so come, ma dobbiamo farlo. Vabbè, così. sai come? Quando andremo a vivere in Corea, li portiamo. Amore, li portiamo entrambi. Saluta. Ciao. Viscido. Ciao. Tutto viscidone. Però non possono fare figli perché il mio è un po' castrato. Anche il mio. Non fa... No, il mio non è castrato, il gatto è castrato. Vabbè, era la tua. Vabbè, non avranno figli, però si ameranno comunque. Esatto. Si ameranno comunque. Non c'è nulla di sbagliato. Guardate. Andrete a vivere in Corea? No, Rosalba l'ha già deciso. Ormai è cosa fatta. Lui è già lì. Allora, io lo so che accadrà, lo sto manifestando. Manifesting. Ma lei è una fan sempre. Sempre. Grazie. È bellissimo. Che caldo. No, l'ho visto ieri quel cosino, ma non l'ho preso. Eh beh. Vuoi che ti esco il mio? È più grande. Ma tu l'hai preso a Las Vegas, però. C'erano anche quelli grandi. E ho detto, vabbè. Non so se sono ufficiali, eh. No, quelli là no. Però. Ira, ti metti l'extension per partire? No, però mi devo andare a fare i capelli. Io le metterò lì, raga. Lei mette lì. Fighe. Questo Fighe, ma poi vedrete perché parlarne adesso. Ah, c'ho un pochino. C'ho un pochino. è pronta per essere caricata. Oh, yes. Cioè, in realtà non so se voglio continuare ad usare quella lì No, del... A prima. parte che... Allora, posso dirti la verità? Ora, usando Kakao Talk, io mi sono affezionata alla pesca. Usando Kakao Talk. Ok, sì. A che ti sei affezionato? Ah, Alla quel... pesca. la pesca. Quindi non lo so, però. Io svuoto questa e poi riempio l'altro. Prima Io svuoto e ho ancora di One. riempio. Certo, Ne anch'io. usavo. Avrò una trentina di One, anche di più. Io 70.000 ce l'ho. Ricca. Sì, tre. Spero di trovarne altri per terra, che ti devo Madonna, culata, che botta di culo. Che botta di culo. Ah, la new entry vi faccio vedere, raga. Che rido perché io già mi immagino foto, photoshoot alternativi. Raga. Vabbè. Capita. Pare morto. Nel
senso. Ciao Ale. Eccoci qua. No, ecco. Raga, non io ieri, tipo alle 2 di notte, spammando dei messaggi d'aria perché non mi rispondeva, mi metteva like alle storie. Cioè, ma ti pare? Disrespect. Rispondi, io ero tipo, a cosa vale? Sta a Allora, un consiglio per iniziare a stanare BTS nel modo migliore oltre ad ascoltare gli album, secondo me, non o vedere tipo Run BTS, o comunque vederti le compilation, cute moment, funny moment, questa roba qua. Però, non so se ti vivi va. la vita, esci, La vita. Vai, esci, fidanzati, non fa. fai esperienze nella vita. Run BTS fanno morire. Run. Tradurre. Run. Rossa hai mangiato. Ale, io. Tra poco arriva un altro di quei messaggi. Come ci siamo conosciute? Non ci conosciamo. In realtà è tutto È tutto fake. quando non c'ho gli occhi che non si aprono, neanche vedono. Non guardate i K-drama fino alle 4 del mattino. Invece è proprio quello che farò oggi, mi sa, perché non ho niente da fare, nulla. Cioè, pensa a cosa. Guardati Business Proposal perché secondo me ti piace. Però voglio vedere quell'altro che Non è. c'è Hyunjoon David. Hyunjoon. Ma quello sta solo su Viki, mi sa. Vabbè, però io a Vicky volevo farlo prima o poi. Sì, l'abbiamo. Cioè, io l'ho visto il vlog. Lei no. Solo questo, quindi 45 minuti piango anche meno. Vedete Vita One Class? Sì, anche questo. Tanto di tempo Sono mesi. abbiamo. Sai che dobbiamo stare attenti a parlare insieme? Questa è la cosa che odio delle live di Instagram. Quando parli insieme, una si sente. Tutto lag. Comunque, per le unghie, quella, la signora, ancora mi ha mica detto la data. Cioè, nel senso. Non devi urlare, devi stare calmo. Ma mi lasci stare? Ma mi lasci. Mio Aldo, sto morendo. comunque sono caduti tutti, le gomme sono cadute tutte, sono rimasti solo Junghi e Hobi in piedi, non so che è successo, guarda, caduti, Loro rimarranno in eccoli, Loro rimarranno in Puoi sempre raccoglierli, no? sì, però devo arrampicarmi, cioè. Giustamente. Io sono esaurita, sono Ecco. totalmente. Io Charli XCX. Perfetto. Boom! Dream Glow, altro che. Mamma mia, che bella Dream Glow. Spider-Man. Io. You don't fucking understand English and you want to learn Korean. Io. Disrespettata. No, io seguo solo i BTS, mi bastano, mi avanzano, mi stravanzano, basta. Non Lei ha ho. un cazzo da fare. Ilaria ha una teoria. È giusta la mia teoria. Io sono mezza psicologa ormai, capito? Quindi capisco. Però dipende. Con gli Stray Kids no, perché li amo tantino.
vabbè, per carità. Però tutto no. dopo. Può essere. La mia paura dell'abbandono, raga. Sì. Questo. Sono basta. Piedini, fammelo bloccare, va. Ti prego, io volevo continuare a leggere. Lo scrivo ogni 22 minuti. Ila Namo Hobi e Ross di Tao Jimin. In realtà Ila fidatevi e Yoongi e JK a volte. Però ho detto JK è troppo quirky per essere, cioè è troppo crazy per essere. Io posso avere le vibes di Namjoon perché sono una leader nata, quello sì. Sono brava a dare comandi. Quindi ci sta in realtà, ci sta. Però te l'ho detto. Io Jimin non lo so perché, forse perché sono tutte e due bilancia. Non c'entri niente con Jimin. No. Perdonami, ma no. Perdonami. No, non vi posso esporre la mia teoria. Cioè, se Ross non la vuole dire, io non la dirò al posto suo. Allora, Ilaria pensa che io abbia paura di essere abbandonata. Cioè, vai, spiegala tu. Perché ero lì quando è successo, ti ho visto come hai reagito. Quando pensavamo, c'è stato quelle poche ore in cui si è pensato che si stessero sciogliendo. E lei si è buttata su altri gruppi per cercare di tappare questo possibile buco futuro che avverrà. Sicuro? Sono convinta di questa cosa. Ha paura. Ha paura. Ho paura, però. Sì, è vero, sì, c'è Hobi, Yoongi e Nam. Sì, eccoci noi. E Ale che vibes ha? Jimin vibes. Sì, è vero, lei sì. Sì. Oh. Quando si inciucca. Quello non l'ho ancora visto. Quello da sotto. Damn. Sono d'accordo con Ilaria. Beh. Dipende. Allora, in realtà ve l'ho detto, perché tipo, raga, gli Stray Kids sono stati proprio... sono arrivati. Cioè, in realtà loro già c'erano. Però sono arrivati a pieno. Rossetti. Andremo al suo supermercato di Felix, che ti devo dire. Cosa, Felix? Andremo al suo supermercato. In quella... Prende buono, tanto così. E il tutto così di farina. Noi. Quando partite per la Corea, io la parto un po' prima di me. Per ora. 4, Quanto? penso siano 25. Crying, screaming. Tu arrivi il 2. Il 3. Il 3. Allora, devo aprire il mio cuore a tutti voi. Sono un po' spaventata di stare lì da sola. Però. Allora, io penso che ti raggiungerò prima, posso, cioè, per la follia, però decido dopo la crociera perché devo riflettere e devo capire se devo fare qualche lavoro o qualcosa. Se non devo fare lavoro in nulla, io per il 5, 6 sto lì. Primo volo diretto per Seoul, io salire, arrivare. Noi siamo lì. Non Io ti e il mio cuore. Io sono molto emozionata. La missione valigia da quei giorni, è vero, è Beh. vero. Ho cose da fare. Devo andare a cercare una valigia. Se qualcuno me la regala, mentre sto lì. Perché la valigia? Ma la seconda, quella che dovrò far spedire da lì. Appena arrivata. Bisogna iniziare subito la ricerca, perché perdere tempo. Non mi piace perdere tempo. Ma valigia ha un doppio senso per qualcosa? No, è una...
Eccoci qua. Io sposto, non parlo sempre in doppi sensi, ve lo giuro. A volte capita. come. Devo cercare una valigia? Una valigia? Vabbè, anche una valigia, nel senso. Una valigia o una valigia? Ai, ai, ho Io. tocche. Ho tocche. L'unica cosa che non ha doppio senso di ciò che dice. Sì, raga, guarda, certo che li faccio. Orribile, perfetto. La mia è suma è uguale, col gatto morto sopra, identica. Infatti, stiamo attente, ci metto la No, adesso targhetta. sei matta? Deve diventare rosa albosa. Subito. Qui sopra. Io ci metto Immediatamente. lo stand. E ci metti? Uno sticker da solo stand. Oh my god, that's rude. My God. It's a little bit savage. Eccolo. Oh no! Oh no! Non vedo l'ora dei vostri content quando sarete lì. Io pure. A me piace riguardare le mie cose, poi. Sì, io l'altro giorno mi stavo guardando, mi sono vista il tuo vlog quando sei venuto a Milano e mi sono vista un paio della Corea perché mi mancava. Oggi lei ribelle. Ma io, lei, tu o lei io? Un po' tutti, un po' Che entrambi. sviluppi? Yeah. Parlerete inglese in Corea? Sì, anche perché, raga, cioè, ciao e grazie, ok, il resto no, Dai, non è, no, un po' di parole le raga, è sappiamo. detto rosa messo per infastidire l'aria. Io metto. Guarda che un po' di parole le sappiamo. Se inizi a vedere che i drama le senti pure. Quindi facci il capito. Sì, ma io anche quando vedo tipo Skis Code, questa roba qua, e dicono qualcosa che riconosco, tipo l'altra volta hanno fatto Peppula, io ho fatto Tipo la canzone tipo? Dio. Devi piantarla con quella canzone, con ne esce la canna, mi fa volare più niente. Giuro. No, Io per fortuna studiando il coreano so parlare. Io no. però la sappiamo. Sì, qualche parola, però di sicuro se devi avere una conversazione con una persona. No. Parole così a caso, ogni Cioè, posso tanto. dirti. Ah, yeppo da. Basta. No, dai, come ti ho detto che si dice quando ti piace qualcosa? No, no. Non mi ricordo più. Era acciaio e poi la cosa dopo. So dire Pabu, Babu. Se ti piace il bibimbap. E non è a Magheta, tipo. Ma io bibimbap. Ragazzi, hai mangiato? Devi saperlo dire. Ma perché, Tanto. scusa? Tu non puoi capire questi meme interni perché non mi rispondi e quindi io non ti do aggiornamenti. Sto per uscire da questa diretta. No, in realtà lo sai. Se la fanno alle mie spalle. Lo Comunque, è sempre sai. lo sapete, io faccio conoscere le amiche e poi sono esclusa. Lo Io te l'ho detto, se tu non mi hai ascoltata, non è un mio problema. She knows what I'm talking about. Beh, raga, io so aspetti, dire ho fame, è tipo pegutà, no? Pegutà. No, la pasta. Vabbè, vabbè. pa, non lo so dire più. E Pepulla invece sono piena. Pepulla. Poi so dire ravioli. Wow. Carne e cookie.
Latte uyu. Basta, raga. No, guarda che se ci pensi bene ne sai più di quelle che dici, ovviamente. Sì, se ci penso bene, sì, però. Vabbè, ciao, grazie. Ciao, Gaio. Cingu. Cincia? Ne cingu. Cingu. Basta, raga. Serve saper dire questo, fondamentalmente. Il resto è extra. I sei modi diversi per dire grazie. È scomperso il fatto che sai dire carne in coreano e manco la mangi. Io è Appunto. tipo agno cookie. Questo, raga. Questo è un meme per pochi, veramente. Ma neanche per pochi, perché ormai. Il singolo nuovo uscito ieri, sale Joe Box. Ah, ti stai spammando, grande. Adoro. Adoro. Ci sta. Boh. Veramente ho un po' caldo adesso. Parlate cinese, mo cinese. Ilaria forse sa parlare cinese. Cinese. Sì. Posso dire ciao al massimo. Come si dice ciao? Ni hao. Ah, è vero, ni hao, lo sapevo dire anch'io. Basta. Basta, raga. Questo è tutto. Adesso deve solo passare questo mese. E ci siamo. Io ripeto, la cosa che la vedo tragica è la doccia. Sempre. Cioè, o compriamo tipo una tendina, però dove la mettiamo se non c'è il bastone? È un po' complicata la cosa. Cioè, non ho capito, si bagna tutto, si sporca tutto. Io non ho capito come fanno, sinceramente. Troverò a sapere. Ma anche la skincare, allora non la fanno in bagno, un buco. Credo ci Perché la siano. doccia? Perché raga, la doccia praticamente è. Cioè, è un tubo con l'addildoccino messo sul muro così, senza un doccia box, senza nulla. Un box doccia. Così. Non l'ho capita. Cioè, Non tu lo devi so. asciugare questa volta? Non lo so. Capito? Bagni tutto lo specchio, bagni il WC, tutto. Non c'è il bidet. E ok. Sicuro non c'è il bidet. Raga, non lo so come sarà. Quella è l'unica cosa che mi. Usano una scopa tiracqua da spingere nello scarico. Ho capito, ma non si bagnano tutti i vetri, le cose. O si fanno la doccia da 0,3 secondi, cioè fai così. Cioè, via. Ma non lo so, perché da quel che so si fanno tante docce lunghe, i signori lì. Ci avranno la vasca. Non lo so. È il tipico bagno coreano. Sì, lo so, raga, però è molto diverso dal Ma infatti nostro. noi abbiamo voluto vivere proprio l'essenza al 100%. Che senso aveva trovare casa con una doccia Con normale? il bagno occidentale come il nostro. Ciao, mami! Non aveva A me senso. lo Ciao, mami. Avete il getto del PC al posto del bidet? Mi sa di no, mi sa che non c'è quello il bagno lussuoso. Non lo so, ma non mi manca comunque. Sinceramente. Surprise! È una bella rottura di palle, ma poi ti abitui, ecco perché ci mettono 3 ore a fare la doccia. Ci Ah, beh, c'ha senso. abitueremo, però un'altra cosa che ho visto è che loro tipo
non è che puliscono a fondo i pavimenti, quindi io la prima cosa che faccio appena arriviamo è comprare uno straccio di detersivo e pulire. Lo faccio io. Ecco. Io donna delle pulizie, pure io sono un po' fissata, preparati perché poi. Anche io, top, anche io. Noi. Ma abbiamo uno specchio A interno? pulire tutti i giorni. Sì. Potete comprare il bastone da bloccare sul muro e poi la tenda. Raga, io non so neanche quanto sia grande il bagno, onestamente. Boh. Cioè, no, noi non sappiamo nulla. Abbiamo visto le foto da Airbnb, ma non sappiamo effettivamente com'è. Anche i vestiti, dove li metteremo? Bel problema. L'avventura. No, mamma, non troveremo i nostri arnesi da pulizia, secondo me. Compreremo tutto. Io portandomi il mocio dall'Italia. La nostra prima spesa, 1.850.000 won. Ma perché, raga, c'erano anche magari casette un pochino più grandi, che avevano il bagno più grande, ma costavano il triplo. Ma a Ti parte che stavano ricordi? fuori dalla zona che Sì, volevamo, erano cioè. a Hyundai. Cioè, al centro ci sono più o meno tutte casette così. Ne abbiamo trovata qualcuna più grande fuori, ma costava almeno il doppio. No, ma mi hanno detto tutti che la zona che abbiamo scelto è una delle più belle, per le case anche. Lì stanno solo case. Chissà dov'è. Cioè, chissà se ci siamo già passate per quella zona. No, mi sa di no, perché è la zona alta, mi hanno detto. È Non credo quella proprio. quando siamo andati con No, Marco. è più in alto, però non so dove effettivamente. Eccolo. Noi. Io mi porterò questo. Il tuo è più carino perché c'ha solo lo spiraglio sulla foto. Sì, eh. Questo l'ho preso lì, tra l'altro. L'avrò pagato una minchia. Devo dire. Però sinceramente non penso che userò questa, perché mi cringe troppo andare in giro E con. mettici qualcosa davanti per coprire. Così la passi e basta. È ancora più bello con gli orsacchiotti. Cioè, questo mi sa che lo tengo tipo, capito? Fo no, photocard, però come se fosse una photocard. Magari abbiamo altri. Perché non me lo accollo andare in giro così. Cioè, è weird. Ma che weird, ma cazzo mi frega, saranno cavoli miei, perdonatemi, eh. Sì, Ognuno però vive la sua vita. è weird. Farei. Oddio, è caduto, Ma morto. chi ti guarda? Oh. Poi vediamo. Il primo ragazzo che conosci che ti fa weird, tu fai. Senti, mi lasci stare! Senti, ma lo capisci che non c'è paragone? Non puoi. Io vivo così tutti i giorni, cioè, capisci che. Quante valigie porteremo? Allora, io ne porto una e al ritorno, boh. Il bagaglio a mano, quella grande, e poi lì me ne compro un'altra. Sì, che ospediamo, portiamo, però costerà più o meno la stessa roba. Mo Spediscila. ci informiamo. Sicuramente non sarà molto piena l'andata, mi porto sicuro il brioschi, la medicina dall'Italia. Che altro? Eh no, invece l'andata deve essere piena. Portati tutto quello che devi finire, che ne so, capito, cose. Io E mi poi ricordo così, che mentre questa stai lì, la pasta, svuoti. cioè Pure. tipo che lì non troviamo, Figure. qualche affettato vegetale, qualche hamburger vegetale, anche se dopo una settimana finiscono, però. Sì, nella valigia grande ci metto il Jungkook sicuro. Il Sì. cartonato! Il cartonato. Tutte queste cose un po' tecniche le portiamo. Quelle. Vedere bene. Panico, scarpe. Ah, scarpe per un mese e mezzo. Scarpe mi preoccupano. Cioè, alla fine ho comprato quelle lì. Le Dunk Low. Le ho Sì? Io comprate. Sì, le ho prese per forza. Ho detto no, vabbè. Non esiste. le devo pulire. Quelle vabbè si portano.
Quindi quelle per forza. Quelle si Poi portano, lo devi so, è perché lavarle. io sono quelle persone che cambia scarpe ogni giorno, quindi... Capito? Magari ne compro qualcuna lì. Tipo, Ma ti per... ricordi sarà quel inevitabile. negozio? Sarà Ah. inevitabile. E le Crocs? Beh, le Crocs, ovvio. Ci parto con le Crocs. Però non penso di Sì. portarne molte. Perché lì, ti ricordi quel negozio come che si chiamava? No, San, l'altro? Quello che abbiamo scoperto negli ultimi giorni. C'aveva un sacco di scarpe platform fighissime. Non mi ricordo. Io ce l'ho qui, in my mind. Dov'era? Hyundai. Onde? Hyundai. Hyundai. Nel lato Ma non è dietro quello davanti c'era... all'hotel. No, San. Dietro... Aspetta, fammi togliere questo, per favore. Ok. E il lato dietro dove c'era il negozio che vendeva i vestiti per i cani. Ok, ho capito. Ho capito. Ho capito. Sì. Beh, sì. Quello. Poi voglio provare con il gelato tutto così, che non abbiamo provato. 45 centimetri. Sì. Non abbiamo provato neanche il croissant waffle. C'è tempo. Io ho il telefono pieno di screen. Fan. Non aspetto altro che spaccarmi i prossimi video dei vlog in Corea alle 3 di notte. Ma no, li facciamo uscire non alle 3 di notte, dai. Facciamo uscire orari italiani decenti Per e noi torniamo sì. indietro. Per noi sì. Preferisci la Corea o il Giappone? La Corea, raga. Giappone, cioè Tokyo è stata molto molto bella, ci tornerei assolutamente, però tipo a Tokyo non ci vivrei. In Corea forse sì. Perché comunque sono comunque super strict in Corea, però meno di Tokyo. Non lo so, mi è piaciuto di più. Anche il cibo, cioè per me è molto importante che mi piaccia il cibo. E il bello parlo coreano, non voleva. Non voleva. Dovevi mangiare. Vero, cazzarola. No, No, ti stai bloccando. anche tu ti eri bloccata, eh. Dai, Ora? smettila. Sì, ti vedi un po' sgranata. Ma che succede? Ok. Raga, purtroppo ho finito i soldi per pagare internet. Lì quei polvi per le donazioni. Almeno compra la pappa al gatto, ti prego. Ecco. Ragazze, se trovate l'amore, come farete a tornare? Molto drammatica come cosa. No, quello l'ho detto, è l'unico motivo per cui potrei non tornare. No, non è l'unico motivo per cui potete non tornare. Adesso questi 2 mesi. Ah, beh, se si trova l'amore si torna in Italia, si prendono i canetti e si ritorna lì. Oddio. Non credo. Rotta. Eccomi. Non ce la faccio, non ce la faccio. L'ora delle nostre live alle 4 di notte. Oddio, le Oddio, spero. nostre live. Che gossipiamo della giornata. Andiamo. Yeah. Spero di riuscire a dormire, ma comunque. Raga, sarà interessante, sarà a journey. Vogliamo anche un video con Marco. Yeah. Tanto Non vi sicuro lo preoccupate. vediamo.
Noi siamo brave. Voi seguite noi e noi facciamo il resto, ok? Voi fidatevi di noi. Fidatevi. Esatto! Sempre. Però stavolta voglio farvi anche dei video molto più con curiosità. Cioè, tipo, che ne so, ah, qua la differenza tra l'Italia e qui è questa. Cioè, capito? Anche cose del genere. Sempre vlog. Rosso sarà il vostro Piero Angela della Corea. Eccomi. Avete Eccoci. il vostro momento da K-drama? Ah, raga, un attimo che tolgo il wifi. Ha già avuto un momento da K-drama, vi posso dire. Averlo visto in Meglio? 4K, vi posso dire. Di cosa? Il tuo momento da K-drama, io l'ho vissuto in 4K. Cioè, posso dire. Posso dire. Raga, raga, sì. Quello è stato un core memory della vita, secondo Giuro, se non me ne succede neanche uno, io pago qualcuno per farlo succedere e riprenderlo. me. Ma voi Io non lo saprete mai. voglio rincontrare quel ragazzo, lo voglio rincontrare. Non mi ricordo neanche come è fatto, però lo voglio rincontrare. Io me lo ricordo. No, io me lo ricordo Però. bene. Me lo Bene. ricordo. Raga, è stato molto proprio da film. Però. Prego. Cose non si possono spiegare. Però, alla fine nulla, raga. Grazie, questa continuava a girare, cioè letteralmente. Vabbè. Io Vabbè. approcciato direttamente, sì, No, ma certo. sei matta a procedere direttamente. Quindi Ti frega, tanto così hai perso comunque. io Almeno. ho capito, ma io devo essere approcciata. Siamo curiose. Raga, Sì, ma infatti l'avevi già sì, è raccontato, vero, secondo l'abbiamo già raccontato. me. Quindi chi c'era, c'era. Però alla fine non è successo niente, è stato solo qualche secondo intenso di sguardo. Intenso. Intenso. Era molto bello, posso dire. Però io già, ti ricordi che già dalla fila avevo detto, Ila, guarda, guarda quel ragazzo, sì, era quello dello sguardo. Lo dicevi con un altro intento, ma comunque. Vabbè, però stavolta Namjooning sul fiume vogliamo, ovvio. Alle 7 mi trovate sempre lì. Con la bici. Era sempre. Era molto io. Col bucket hat e la bici. Ma ti ricordi quando c'era quel tizio seduto sempre lì a Honda e tu hai fatto, guarda, potrebbe sembrare Namjoon da dietro. Io ho fatto. Ho detto potrebbero stare così tranquillamente e tu non lo sapresti mai. Era palese, uguale. No. Ci stava. Cioè, se lo vedevo così di corsa. Kim Namjoon era lui. Era lui. Devo pulire questa Icos. Tutta sporca. Palese. Ila tocca anche a te. Sì, Ilaria deve avere il suo. Ma Ilaria non si sprona. Non Io si. sono spronata, ma non in discoteca, mi dispiace. No, vabbè, magari andiamo tipo lì fuori così. Però dovrei conoscere persone. Io odio le persone. Anche io, però che ci vuoi fare? Cioè, devi vederlo il tuo momento, la tua fantasy, che drama, altrimenti che si fa? Guarda, io. Vorrei dirtelo, ma c'è troppa gente. Ecco qua. Come farai con l'Icos a Seul? In realtà, raga, cioè, easy, non è che si crepa. Però ci sono dei Le trick. vendolo e figurati. Le vendono? Fanno un po' cagare, ma ci sono. È vero, ma io nera l'Icos perché bianca. Ma ce l'ho nera anche, ma non so che fine abbia fatto. Perché una volta che ho perso questa ne ho comprata una nera, ma non la trovo. Ne ha Cioè, 14. persa. Però in ogni caso, magari neanche me la fumo l'Icos in Corea, devo essere un po'. Ti 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 ti. No, 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 no.
Aspetta, me la segno, aspetta, perché poi... La mentirosa. Capisci? Che Raga, il mio compleanno io sto lì. culo! Allora, andiamo al karaoke. Andiamo Però nel... quell'altro, voglio andare a quell'altro, l'ho visto delle volte. Andiamo a quell'altro. Allora, È fighissimo, facciamo. tipo anche un letto sopra, ma è figata. Allora, facciamo. Questo è il piano del compleanno. Anche se dovesse succedere altro, anche se dovessero esserci altre persone, questo si farà comunque. Allora, prima cosa si fa photobooth con le foto. Pensa Happy se è il giorno birthday. del concerto, sto Eh? male. Se è il giorno del concerto, sto male. È un regalo assurdo. Esco pazza. Ah, lo so. Regalo assurdo. Vai, Però, dimmi. photobooth, happy birthday e tu con la tortina. Foto. La devo far fare una tortina. Hai visto lì che carina che Sì, fanno? una ugly cake la voglio, per favore. Cioè, quelle con le scritte. E pensa già a una scritta fantasiosa. Penso. Già, ce l'ho, ci penso. Ok. Quindi, ugly cake con la candelina e foto. Live su via. Con tutti gli addobbi dietro che faccio. Ciao, raga, il mio compleanno. Poi andiamo a mangiare. Cioè, potremmo andare prima in un caffè a mangiare i waffle, quelli là, croissant waffle. Poi andiamo a mangiare nel posto bibimbap buono. E poi karaoke. Buono. Le piante Semplice. potrebbero cambiare. Oppure, no, Lotte World ci andiamo prima. Ma lo sai che ho scoperto che a Lotte World ci vanno tutte le coppie in realtà? Noi. Io Vabbè, che ti devo dire? e Che ti devo te. Le dire? solitarie. Andrete al concerto a Busan? Noi siamo in silenzio stampa riguardo questa questione. È vero, ci sarebbe un picnic. Se non piove, possiamo fare il picnic sul fiume, sulla river. River, sì. Quello è carino. Quello potremmo fare. Dobbiamo comprare tipo la copertina, il tè. Però dipende se piove, perché il 15 ottobre potrebbe anche piovere. Ma magari no. E di solito il mio compleanno è sempre piovoso in Italia, però in Corea, buono, non so, magari ci dà delle emozioni. Sicuro. Sono excited per questa cosa del compleanno. Tu sì. Che poi faccio 23 anni, ma lì sono 24. No, 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 sono 23. E la torta con che numero la vogliono? 23, 23. La torta Ah, la col voglio con tuo. 16, per favore, perché è il mio sweet 16. Ok, buona sapersi. Faccio fare tipo Bias doppio TXT, strato. vai Daria. Il tuo bias TXT. Chi cazzo riconosce? Perdonami. Ah, Lei? che quello alto, chi era? Il Subin. capo lì, non era il Chi? leader. Subin. Lui. È affascinante, mi piace. Poi In alto. alcuni posti mi sa che potete noleggiare kit per i picnic. Ah, c'ha senso. Lì è tanto affittano tutto, qualsiasi cosa. Oh, ci facciamo il ramen dai convenience store lì, così. Il capo. Sì, Subin. Bello, Il Subin. capo. Vabbè, scusate, io parlo un Subin attimo. a Lollapalooza. Tanta roba. Ma Tanta roba. loro tieni. Io, raga, devo ancora capire, lo so. Io sono un po' lenta con la scelta. Io sono d'impeto, vado. Cioè, dipende perché a volte quelli di primo impatto non sono poi quelli che si rivelano. Perché di primo impatto degli Stray Kids, ad esempio, era Felix. Di primissimo impatto. Poi Vabbè, è tu dici tanto aspetto meglio. fisico. Sì, esatto, perché di primo impatto è quello. Però poi quando cominci a, tra virgolette, conoscere meglio tutto, cioè è cambiato e ora sono Yeonjin e Seungmin. Fine. Fine, raga.
That's it. Non Dei è detto. BTS il primo è stato Jimin. Cioè che ero tipo Jimin. Anch'io. Vivrete il comeback delle Blackpink in Corea. Pure poi Vi prego, amate Bang Chan, ovvio. Chan lo amo io. vabbè, chi è che non lo ama nel Lo senso? amo tantissimo. Io vi guardo tutte le live sempre. E ne ha tipo 147. Lui così. E gli altri concerti, raga, non ci sono altri concerti in realtà. Cioè, ci sono gli Enhypen, però non lo so come si può fare. E anche perché cioè, non conosco tutte le canzoni, quindi boh. Sarebbe comunque carino, però. I TXT vanno in Giappone adesso. Tutti in Giappone. Beh, ovvio. In Giappone, noi volando in Giappone. Potevamo farla, una piccola deviazione. Quante ore saranno? Boh, sei? Così tante? Di meno? Secondo Non lo so. me meno. Scrivetecelo, grazie. Non Sì, possiamo Carlo, quante controllare. ore sono Seoul, Tokyo? Secondo me 5, 6, boh. It's a lot. A Busan sicuramente andiamo. Sì, andarci ci andiamo. Andarci andiamo. Ma anche a Jeju Island ci Ah, voglio andare, anche se forse devo... anche Jeju Island dobbiamo andare. Devo prendere l'aereo che è un po' un dito, però... Sì, bisogna prendere l'aereo per andarci. Più che altro 4-5, 2-3 ore, 4-5, 3-4. Uguale. Dalle 2 alle 5 ore. Così a seconda del clima. Così. Probabile. 2-3 ore si può pure fare. Meno di 3. 5. Chi 10, ha un 10. 6? Chi ha un 2 e mezzo? Sì. Noi al caffè del papà di Cimin, sì. Ovvio. Supporting. Ovvio. Il business di famiglia è anche al ristorante del fratello di Jin. Noi andando. Noi ovunque. Andando. Saremo ovunque, saremo il vostro peggior incubo. Beh, se sono 2 ore e 20 minuti, se è così poco si può pensare di fare 2 giorni a Tokyo, però dipende quanto costa l'aereo. Stamattina siamo a Tokyo. Dopo vedo però quanto costa l'aereo. Eccoci qua. Però non so i permessi, le cose, cioè, non lo so come funziona. Io basta tamponi, non ce la faccio più. Capito? Più che altro poi per tornare in Corea. Bisogna vedere. Ma anche la roba del tampone, dobbiamo fare l'acqua nel naso in aereo. €116-180, mandate e ritorno. Gli idol non si incontrano, cioè raga, non incontriamo nessun idol palese. Chissà, magari, se sa mai. Vorrei uscire dalla mia casa e in un vicolo desolato vedere che stanno girando qualcosa. Sarebbe... Farmi mettere sotto con la macchina. Tra l'altro dobbiamo anche fare l'assicurazione sanitaria. E Vero. via. Io così, sala VIP in ospedale. Aiuto, aiuto, quest'uomo tremendo, che vestita. Col culo che c'ha, ovviamente non succederà. In Cina è impossibile andare perché gli fanno stare 7 giorni in albergo, eh sì, ciao. No, ma in Cina. Prossima Però volta. in Giappone, boh. Ah, non so come funziona. Wow, ma perché siamo solo 2 mesi in un anno? Perché fidati che dopo 2 mesi magari un po' è tanto. Poi, a parte che non ci possiamo stare di più, però
proprio È per vero. volendo. Cioè, puoi stare 3 mesi al massimo, mi sa. Poi serve il... Però il permesso è facile averlo, basta che ti iscrivi tipo all'università di lingua. Beh, mo chiediamo tutte queste cose che... Il Giappone è chiuso? Ancora? Vabbè, queste cose le chiederemo alle persone italiane che sono lì. Ahoia. Io intervistando, io facendo le domande. No, già devo parlare queste persone, proprio almeno. Quindi voglio chiedere parecchie cose. Sì. Yeah. That's it. No, Ale non può venire, mi dispiace. No, Ila l'ho conosciuta al concerto, cioè già sapevamo each other, però la prima volta che abbiamo interagito propriamente è stato al concerto dei BTS. Las Vegas. A Las Vegas. Oddio, sembra un'eternità di tempo fa, ma allo stesso Mamma. tempo ieri. Cioè, noi non sapevamo nulla ancora in quel momento. No, come adesso non so magari cose che succederanno in futuro, capito? Io Assurdo. sempre. Wow. È così. Così. Sì, è stato molto bello, però. L'anno prossimo ci andiamo in Corea con Alessia, magari. Sì. O Alessia verrà a casa nostra in Corea. Esatto, ci viene a trovare. O si trasferisce anche lei con noi. Vedremo. Ila, vorresti un'amica J.K. Stan? Perché no? Ok. Interessante. Però se vorresti un'amica di Stan, ma non a certi livelli, ma ci arriveremo. No. Il nostro gruppo ha bisogno di essere un po' espanso in termini di bias, ce ne mancano un po'. Ah, di persone che stanno altri. È vero. Sarebbe interessante. È vero, è vero. Cos'è la prima cosa che volete rimangiare già assaggiata in Corea? Io, bibimbap. Però anche tu pochi. Ah, ho comprato il libro, quello che ha consigliato Nam. I wanna die, but I wanna eat tteokbokki. Ho Giustamente. detto no, devo troppo comprare questo libro. Siamo matti? Comprate. Ne arriva questi giorni. Io non lo so che voglio mangiare come prima cosa, però voglio bere il mio banana milk light. Raga, cioè, se posso dire nei bricchettini, la cosa più buona è il latte di avena al cioccolato di Oatly. Yeah, not banana milk. Not banana milk, baby. Dopo il Allora, caffè che avevi trovato tu, che non era tanto dolce, era buono. quello light. Il caffè, no, il banana milk. Ah, sorry. Beh, il Sì. frigo sarà un mix veramente intenso. Di sicuro sei tranquilla che non ti rubo le cose. Porterò le etichette, non si sa mai. Ci metto i miei sticker sopra. La testa di JK così. Devo farli stampare con scritto forza. Comprate una Sprite. Giusto, guarda. Così. 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 No, ma troveremo un'altra nostra bevanda preferita, nel senso. Sicuramente. Non è che ne abbiamo E provate. i gelati? Non, cioè, ne hai provato tu uno?
Ma non abbiamo provato tanti gelati di quelli là confezionati. E poi ora che andiamo sono i pesciolini. Quelli là ricoperti, cioè con dentro ripieni perché è autunno. Topocchi. Tteokbokki. Topocchi buoni. Ah, però non so cos'altro voglio mangiare. A parte queste cose che. Io vorrei riprovare i mandu, quelli là che Ma avevamo mangiato, però non mi ricordo che no. pasta era. Ah. Anche quelli là col kimchi, nello street food market, Sì, vabbè, lì sì. le stelle. Pure altre due cose inaspettate. Quell'uovo tipo nella pentola, super mega fluffy. Un uovo. Era tipo uovo, Ah, ok, quello sì. buono, e sempre parlando di uova, quando siamo andate con Marco in quel posto che c'era quel rollo di uova, buono. Anche quel posto era buono, sì. Sì. Poi vabbè, i noodles freddi, però non sarà più estate, quindi non lo so. Vabbè, rifanno comunque. Sì, vi piacciono i miei quadri. Sneakers on. Che carino. Wow. 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 Che bello. Ah, Ah, grazie, lo so, vi devo dire. wow. Wow. Ciao, ciao. Sì, saremo nello stesso appartamento. Giuro. Sì, voglio provare la pizza napoletana a Seul. Da rosso, come si chiamava quello rosso? Come si chiamava? Che era da anni e anni. Rosario. Boh. Ah, può essere Rosario. Rosario si chiamava. Me lo ricordo. Cosa fai se per caso non incontri per strada? Niente. Amarissimo, JK, io. O così o niente. O così o niente. Lo Ma dico sto. almeno 3 volte al giorno, così o niente. Perché è così o niente. È letterale. La rossa ci torna su YouTube, non vi preoccupate. I capelli rosa senza tinta è un po' impossibile. Tipo. I'm sorry, però. I mochi in Corea non l'ho provato. E io non ho provato neanche il soju l'altra volta. Stavolta lo proverò. Quella all'uva è buono. Sì? È ancora Non l'ho mai fresca. provato. Lo proverò, mi farò sapere.